prima di dire qualsiasi cosa, voglio farvi vedere uno degli ultimi video provocatorio che ha pubblicato Aesthetic Franco. Torniamo a parlare di lui. Aesthetic Franco pensa che questa sia tutta una grossa caciara, un gioco, no? Chi vuole essere milionario, l'eredità, no? E ci lancia questa sfida. Quello dei pacchi. Quello dei pacchi, bravo Tino. Ci lancia questa sfida convinto di poterci umiliare nel caso noi in una settimana non rispondiamo sul lavoro delle procure, su quante procure stiano indagando su di lui, come se questa fosse una cosa che ci appassiona. A noi ci appassiona soltanto il fatto che su questa vicenda si dica la verità. Ma siccome ci piace giocare, giochiamo. Allora intanto il video. Spiegare un po' cosa significa indagini della procura. Lui, se io cittadino penso che ci sia qualcuno che abbia compiuto un reato, vado ad esporre questo reato e la procura indaga. Questo non vuol dire che esiste il reato, non vuol dire che c'è un crimine, non vuol dire assolutamente nulla. Voglio dirvi una sola cosa. Vi do una settimana di tempo per dire la verità sulle procure. Perché io ho avuto il mio 335, quindi io so la mia verità. Ora vi do una settimana di tempo per non umiliarvi pubblicamente, perché non sono assolutamente quattro procure. Non sono assolutamente. Quindi vi do una possibilità. Prima che vi umili io pubblicamente, dite voi la verità. Che tristezza! No, allora bisogna. Che tristezza! Bisogna mantenersi molto calmi in questa situazione, veramente molto, molto calmi e fare dei ragionamenti seri. Per un attimo evitiamo questa caciara. Se tu ritieni di essere stato querelato attraverso l'ex articolo 335, cerchi di capire qual è il reato che ti viene contestato, quando lo avresti commesso, qual è il PM che sta indagando, insomma quelle tre o quattro informazioni basilari che puoi avere, che comunque sono fondamentali fin da subito per la difesa. Nella stessa maniera lo fai per avere aggiornamenti, per esempio sulla querela che hai fatto, quindi nel caso contrario. Ora, caro Aesthetic Franco, io non voglio fare la lezione di diritto perché sono un povero giornalista che non capisce nulla e quindi non capisco niente di legge, non capisco niente, però mi informo e cerco di essere meno ridicolo possibile quando esprimo delle considerazioni o do delle notizie. Puoi ripetere? Meno ridicolo possibile, ecco. Io cerco di essere meno ridicolo possibile. Il fatto è molto importante perché quando noi diciamo che sono quattro le procure che finora hanno indagato, stanno indagando, Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Brindisi e Bari, sono quattro le procure che stanno indagando, tant'è che non siamo uno stuolo di poveri cristi che replicano l'un l'altro senza avere contezza di quello che dicono. Noi abbiamo verificato, avrà verificato l'altro programma e così via, anche perché alcune delle persone che stanno parlando di te sono persone che fanno questo mestiere da tantissimo tempo e mai si inerpicherebbero in situazioni aggrovigliate dalle quali non riuscirebbero a venirne fuori. E allora ti dico una cosa, caro Aesthetic Franco, ci sono dei casi in cui, seppur tu fai accesso attraverso l'ex articolo 335 alla tua situazione, per capire attualmente se c'è un procedimento penale a tuo carico, in cui il PM può decidere di non dirti che c'è un'indagine a tuo carico. Non so se sono chiaro. Allora, cerca di essere meno ridicolo, direttore. A me, io cerco, certo, ci provo, come vedi ho anche adesso un aplomb diverso dal solito, perché sto cercando di fare anche una comunicazione di interesse pubblico, informando, non è che altre volte non la facciamo, però informando di una situazione molto dettagliata e particolareggiata. Dunque, uno di questi casi, il caso in cui il PM può decidere di non farti presente di essere indagato, è quello in cui vieni indagato per associazione a delinquere. Che non è associazione mafiosa, attenzione, perché ti ho sentito dire in passato delle corbellerie sul fatto che noi avessimo ipotizzato l'associazione, no, associazione
a delinquere, ovvero quando tre persone, tre al minimo, si mettono insieme e fanno qualcosa che la legge non prevede, quindi delinquono in associazione tra loro. Ora, come la piccola società cooperativa. Bravo. Che però in questo caso non è a responsabilità limitata, certo. Ha tutte le responsabilità che eventualmente, come dice il dottor Estetic Franco, eventualmente il PM valuta, evidentemente chiede per esempio il rinvio e magari un giudice gli concede il fatto di essere rinviato a giudizio. Dunque, ci risulta poi che oltre all'associazione a delinquere, allora abbiamo per certo i due nomi, caro dottore, e il terzo non puoi che essere tu, perché queste due sventurate con chi hanno fatto l'associazione per commettere gli almeno sei reati? Io non voglio in questa sede nemmeno dire quali sono, ecco bravissimo, enunciare quali sono i reati sia di natura fiscale che di natura invece penale, nel senso... No, non mi far dire, Tino, perché sennò poi voglio specificare. Però se ci provoca, uno poi svergogna. No, non si tratta di svergognare. Perché se uno deve umiliare, qui qualcuno che si dovrebbe umiliare. Tino, lo so che questa cosa ti prende, però certo. Ti prego, stiamo cercando di mantenere le distanze adesso tra l'enfasi personale e quello che invece va detto. Ci sono dei casi, dottor Franco, ne abbiamo recuperati tantissimi, ma non voglio stare qui a fare il saccente, a sbatterteli in faccia così. Ci sono dei casi, tanti casi, li abbiamo presi, abbiamo le carte, in cui uno chiede, il giudice ti dice di no, è pulito, non sta indagando, e in realtà poi dalla stessa procura vieni rinviato, viene richiesto il rinvio a giudizio perché intanto hanno indagato. In questo caso, ma l'avvocato del dottor Franco, l'avvocato Mastro sicuramente lo saprà questo, a meno che c'è questa entità ombra vestita da Topo Gigio che continua a dare indicazioni su come muoversi al dottor Estetic Franco, che sembra più cercare una rivalsa comunicativa rispetto a quella medica che pure tanto 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 gli servirebbe in virtù di quello che presumibilmente avrebbe fatto e nelle inchieste starebbe emergendo, perché possiamo dirti anche questo, dottor Franco, che nelle inchieste alcune delle cose che noi abbiamo scoperto nel corso di questi mesi starebbero emergendo, e questo ci fa piacere, perché vuol dire, non ci fa piacere perché ti auguriamo il peggio, ci fa piacere perché vuol dire che il nostro lavoro giornalistico è fatto con una certa dovizia di particolari e dedizione alla verità. Quindi ti dico che mi fa piacere sapere in maniera informale, da fonti attendibili, che qualcosa starebbe emergendo. Dunque, se tu ti affanni a chiedere l'ex 335 e lo chiedi, ti dico anche una cosa, lo schema su cui stanno operando le diverse procure è molto simile, quindi è probabile che anche altre procure, oltre quella che ti è risultata dall'ex 335, stiano indagando, e magari siccome lo schema è simile, quindi stanno indagando per associazione a delinquere, è probabile che anche altre procure, quindi io mi aspetto anche che tu ci faccia ta 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 ta, è una sola procura, sono solo due procure. Io continuo a dirti oggi, 13 settembre 2024, che le procure che hanno indagato, stanno indagando su di te, sono quattro: Santa Maria Capua Vetere, Napoli, Brindisi e Bari. Dunque, Estetic Franco, se la vuoi buttare in caciara, ma buttala pure, stai comunque, te lo dico, perdendo il fuoco sulla cosa principale, sull'attività principale che ci ha portato ad attenzionare il tuo comportamento, ovvero le presunte violazioni commesse e i presunti danni che tu avresti purtroppo arrecato psicologicamente e fisicamente a tanti donne e uomini che si sono rivolti a te per quel ritocchino estetico che pensavano gli potesse cambiare la vita, e in realtà la vita gliel'hanno cambiata, però gliel'ha cambiata in maniera non prevista. E quindi, dottore, noi siamo sempre a sua completa disposizione, sua e dell'avvocato Mastro, che in quella puntata, l'unica dove è stato ospitato a Zona Bianca, ha detto fra i denti che dopo questo non avrebbe dato a nessuno un'altra intervista. Noi invece non molliamo, siamo sempre lì e speriamo su questa storia venga fatta assolutamente giustizia e venga fuori
la verità. Chi c'era nelle sale operatorie? Sono state davvero fatte delle lesioni? C'è del falso? C'è veramente l'associazione a delinquere? Noi siamo qui per aspettare i risultati. Per ora, e solo per ora, piove sempre sul bagnato. È quasi tutto.